Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui è Gabriele Maestroni e oggi, come avete letto nel titolo, si va a vedere noi Rijet a Verona. Ma non siamo soli, ma oggi ci sarà Laurel Pedra, Dennis Trains e Fabio Lanzafame, che lascio sempre i suoi canali in descrizione. Adesso dobbiamo aspettare il loro e poi prendiamo il treno per Treviglio. Poi ci raggiungerà anche il Fabio a darcene e poi andremo insieme a Dennis a Verona. Adesso aspettiamo il loro. Allora, intanto che aspettiamo l'ore, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui contenuti che pubblico e anche i shorts. Vi ricordo che c'ho anche un canale Instagram e vi ricordo anche di iscrivervi al canale dei miei amici, cioè Donald Pedra, Dennis Trains, Fabio Lanzafame e ovviamente anche quelli di Mezzi di Milano e Ivan Maggini. Comunque, adesso stiamo aspettando Lorenzo. Che tra l'altro io sono arrivato qua in anticipo perché sono squadra alle 7:30. Ho fatto una piccola colazione con un succhetto e basta. Vabbè, adesso vediamo cosa succede. Bene ragazzi, siamo saliti con l'ore. Ciao. Allora, siamo sul Vivalto, partiremo tipo tra pochi minuti 18, però va bene. Allora, adesso dovremo andare a Treviglio e ad Arces salirà il bellissimo Fabio che, vabbè, ci accompagnerà. E poi da Treviglio ci raggiungerà Dennis con il Regio Express per Verona. E poi a Verona vedremo noi Rijet. A dopo. Ok, siamo ad Arcene e c'è anche il nostro amico Fabio. Bella. Allora, adesso come vedete siamo qua sul treno, mancano due fermate a Treviglio. C'è il Treviglio Ovest e poi Treviglio. E quanto ritardo abbiamo di? 4, mi sembra 4-3 minuti, no, qua, giusto? rilevati da là 4 minuti. 4 minuti, benissimo. Ma anche il treno per Verona dovrebbe essere in ritardo di 4 2 minuti. minuti. La Ah, gioia anche proprio. quello? Proprio mai una gioia. Sì, 4 minuti partita adesso da Lambrate. Ah, proprio ormai una gioia il Treviglio e anche Verona ovviamente. Già il Dennis sta No, 5 bestemmiando. minuti, scusatemi. Ok, ah bene, già sta bestemmiando come non so cosa. Vabbè, speriamo. Mi sembra. È proprio l'SCMT ad essere sfasato sin dal principio. Che ci Ma sono. a volte anche i marchesi non. Non Cioè, reagiscono in tempo, sì, sì, magari. o non reagiscono in tempo o sempre. Allora ragazzi, siamo arrivati a Treviglio. Con quanto di ritardo? Ah, non lo so. Con 5 minuti di ritardo, No, giusto? forse secondo me di meno. Adesso te lo dico subito. Ok, intanto che siamo qua, vi ricordo Due minuti. 2 minuti, va Sì, in realtà benissimo. uno solo. Ok, vi ricordo anche di seguire Laurel Pedra, Ivan Maggini, Dennis, il buon Fabio e anche Mezzi di Milano che lascio in descrizione. Perfetto, è tutto pieno. Noi siamo in piedi e mi sa che ci aspetta un'ora in piedi. Che due coglioni, no? Ciao Dennis. Allora, sono in bagno perché, vabbè, dovevo fare pipì. Adesso sono qui perché, vabbè, non potrò registrare tanto perché il treno è tutto pieno, c'è anche gente a terra seduta. No, non vi sta prendendo in giro, ragazzi. Purtroppo non posso registrare, ma vabbè. Ci vediamo a Verona direttamente. Dei ritardi Ah, dei mezzi di Trenord. Allora, praticamente siamo sul treno, no? Che praticamente che il macchinista sembra che stia andando in autostrada a 80 all'ora perché siamo sul via 160 a 110. Questo Caravaggio è pulito, ma mi assicuro che io da pendolare ho visto treni come questi, cioè Caravaggio, che avranno tipo 5 anni, che sono tenuti come treni che avranno minimo 15 anni. Allora, il bello è che Laurel Pedra in Ungheria
ha viaggiato su treni di tipo quanti anni? 50 anni, questi qua, che funzionano meglio dei Caravaggio, sono stati costruiti negli anni 70 da una ditta della Germania dell'Est e funzionano ancora bene. Allora, ci incontriamo dopo l'ultima volta che siamo andati a Verona, vi ricordate, per la fiera. E oggi dove stiamo andando? Sempre a Verona. A vedere. Però stavolta non andiamo alla fiera, ma andiamo a vedere il nuovo Railjet delle ferrovie austriache. E il treno in questione dovrebbe partire alle 11.01 da Verona Porta Nuova. Ok, è bello che l'Oral Petra, ovviamente dalle sue stories, non è mai riuscito ad andare alla fiera di Verona. Al Modern Expo, sì. Esattamente, ma almeno salve. Salve. Ma almeno sicuramente, almeno l'anno prossimo sicuramente avrà un po' di fortuna. Oh, speriamo. Dai, speriamo bene, dai. Vabbè, comunque un'ultima cosa, dove lei abita a Paraviago, no? Lei è vicino alla stazione di Paraviago. Siamo in attesa della meditazione e conseguente della marcia, grazie dell'attenzione. Ok, vabbè. Non ci ho Fabio, capito. Cosa ha detto? Vabbè, un po' momento, so, un po'. L'unica cosa che c'è è che abbiamo un altro treno davanti. Ecco, okay. Quindi abbiamo un mezzo. Allora sarà via impedita perché c'è qualcosa in avanti. Esattamente, ma solo questo nella Milano-Verona. Vabbè, comunque, ultima roba. Lei cosa vede di solito a Paraviago? Anche dei merci, più merci che vede? Merci Italia, GDS Rail, UPAC e tanti altri. Che comunque, come lo spiega, quelle merci che perdeva acqua? Ah, guarda, non lo so neanche io, sinceramente. Vabbè. Vabbè, adesso vabbè, siamo a Brescia, mi sa che abbiamo anche mezz'ora di ritardo, no, 10 minuti di ritardo forse. No, quanto? Adesso 5 minuti. 5 minuti? Non so. Ma tanto questo treno non arriva neanche in anticipo, neanche se ti metti una strada libera praticamente. Vabbè. Guarda, non è tutto un cantiere praticamente qui. Comunque ragazzi, ci dobbiamo dare una bellissima notizia del Dennis, che tra poco andrà in Chiacchino, in Romania. Esattamente. Andrò a Bucarest. Ecco. Partirò da Morio. No, al serio? Yes. Benissimo. Te invece cosa, come stai allora, Fabio? Bene, praticamente dove stia scorsa prossima avrò una settimana di me, poi il 25 aprile sono a Bologna. Ah, bene, dai. Di quale partito è? Mediaset. Cioè da chi viene politicamente, da chi viene sostenuta. Comunque, come vi ricordate, l'altra volta scorsa San Donato ci avevano sgridato, come ho detto in una stories. Allora Fabio, tu hai detto che veramente non ci doveva sgridare il ragazzo a San Donato, perché? Perché le regole sostanzialmente gli danno torto. Sostanzialmente il regolamento permette le riprese amatoriali in luoghi sicuri. Ovviamente eravamo sulla banchina di arrivo del treno di San Donato, quindi potevamo riprendere. E questo lo dico io, ma non c'è il regolamento ATM. Ok, poi tu hai detto che esiste una legge. Esattamente. Poi hai detto che esisteva una legge sui cui i treni erano. Sì, era la circolare REM. Che vietava di fare riprese fotografiche e video ai treni, in quanto considerati soggetti di importanza militare. Quindi questo, correggetemi se sbaglio,
quindi questo ti vietava a fare le foto ai treni. Poi questa normativa è stata, mi sembra, abrogata nel 2010, okay, con quello che lui ha detto, che è il decreto legge 66 del 2010, che permette le riprese amatoriali. Qualche macchinista o qualche capotreno si azzarda a dire che è vietato farle, quando la stessa Trenitalia invece pubblicizza iniziative fotografiche che hanno a che fare col treno. Cioè lei ha sostanzialmente un account social e fa foto regolarmente ai treni. Loro possono, e il comune cittadino no. In realtà le amatoriali sono permesse. Se vuoi entrare in alcuni luoghi pubblici devi avere una certa autorizzazione, però per uso professionale. Ok, quindi con questo discorso vogliamo dire che il Fabio ne sa tanto, allora. No, Dennis? Sì, abbastanza. Te allora il Pedro invece? Lo stavo seguendo. Nel senso che Fabio che sa un botto di robe. Io ho spiegato semplice la normativa. Andare a fare il profeta. Esatto. La normativa delle foto e video ferroviarie. Esattamente. Però comunque adesso, come siamo fermi qua perché stiamo entrando a Verona, che c'è un po' di traffico, adesso c'è un merci con le auto. Vabbè, vediamo. Furgoni. Sì, furgoni. Auto e furgoni. Tratto. Tanto vinciamo gli... Computer. Perché? Ok ragazzi, siamo arrivati a Verona e sì, adesso arriva il nuovo Raijet che vado a vederlo. Allora, adesso aspettiamo il Raijet nuovo che dovrebbe arrivare qua al binario 1 e poi dovrebbe, vabbè, imbarcare i passeggeri e poi partire. Adesso vediamo, perché manca solo 15 minuti alla partenza, però mi sa che si metterà dopo 10 minuti. Guardate che bello questo Raijet. Thank you.
Allora, come ti è sembrato? Top. Sì. Allora, perché c'era il Taurus davanti al semipilota? Perché le semipilota del Railjet non sono omologate per l'uso telecomandato, o meglio, per il telecomando. Almeno non so se vale lo stesso per l'Italia, quindi dovremmo aspettare almeno un anno e mezzo, ma prima o poi anche loro verranno usate, non sono solo lì per bellezza, perché queste sì sono belle. Ok. Allora, opinioni a caldo, Dennis? Molto bello il Railjet, abbiamo avuto molta fortuna a beccarci la 190-025 World Record. Ok. Forse una cosa, la semipilota la preferirei in coda, perché se avete notato alla fine del treno c'è proprio la carrozza troncata. In realtà questa cosa qua è dovuta al fatto che la pilota deve essere ancora omologata, quindi per adesso deve essere, può essere soltanto trainato e non spinto in pilota, ecco, sì, perché esatto. È in testa. Come ha detto comunque Valore. comunque la trovo molto io non ho potuto vedere la partenza perché mi è capitata un'altra fortuna di cui non posso svelare molto perché è troppo secret, è segreto di stato. Però sostanzialmente trovo geniale la questione del piano ribassato, perché sulla lunga percorrenza trovo che sia molto efficace per tutti. È un sistema che serve soprattutto per incentivare l'accessibilità. Certo, si distacca molto dal design classico originale con i vestiboli all'estremità, però insomma, se il treno non si evolve anche lui si estingue, dopo tutto esatto. Cosa ci possiamo fare? Mi riferisco soprattutto a tutti quelli che continuano a insultare i nuovi treni. Certo, il design sarà orribile in alcuni casi, oddio, però non si può negare anche l'evoluzione della ferrovia. Posso dire la verità sul Railjet? In realtà il design non è orribile, perché riprende sostanzialmente l'evoluzione del Railjet di prima serie, che era stata pensato col design delle Taurus, la quali hanno vinto, se ben ricordiamo, un premio anche un premio di natura mondiale per quanto riguarda il design. Quindi la seconda serie, pur non escludendo l'evoluzione, diciamo, della pilota che è fatta in design seguendo le locomotive Vectron, non si può negare che invece sia un bel treno. Okay. È anche efficace con il pianale ribassato, che è una scelta molto utile per le medie e lunghe percorrenze a cui è destinato il treno. Ma io mi chiedo una cosa: perché non apri un canale YouTube che parli sempre di questa roba, che sei un genio? Perché? Boh, non lo so, non ci ho mai pensato. Vabbè. E non saprei nemmeno come si fa. Vabbè, comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Arriviamo ai like, che va bene. Allora, iscrivetevi, attivate la campanellina e iscrivetevi anche ai canali di questi bellissimi fanciulli. E adesso io. Ciao. Ciao. Vi salutiamo. Un saluto anche da Lore e da Fabio. Ciao ragazzi.